Parleremo dell'elemento survey di ClickFunnels per capire come creare percorsi personalizzati per il pubblico, come segmentare gli utenti in modo anche dopo da poter fare una comunicazione differenziata sui vari utenti, in modo che magari nella nostra opt-in, quando acquisiamo contatti, non portiamo tutti sulla stessa sequenza email, ma in base anche solo ad una semplicissima domanda possiamo dividere il nostro pubblico in gruppi e a quei gruppi comunicare in maniera differente, in modo da mantenere alto il coinvolgimento. Bene, direi di non attendere oltre e iniziamo subito a entrare nel vivo del nostro contenuto di Marketing 18 di oggi. Contenuto tecnico, come si diceva. Allora, innanzitutto, cos'è un Ask Funnel e come si utilizza l'elemento survey di ClickFunnels? Un Ask Funnel, banalmente, è un funnel dove noi, in opt-in, quando acquisiamo il contatto, non passiamo subito, non basta che le persone clicchino per, non so, accedere al contenuto gratuito o quant'altro e gli si apre il pop-up o lo spazio per inserire subito il proprio contatto, ma prima gli facciamo una domanda. Una domanda, almeno una, possiamo farne anche più di una, però diciamo che quantomeno facciamo una domanda. Questa domanda servirà a capire in che modo può essere suddiviso il pubblico. Ad esempio, se io lavoro con imprenditori, professionisti e marketers, e mi interessa suddividere queste tre categorie perché è rilevante per il mio business, allora cosa posso fare? Posso dirgli, prima di accedere al contenuto, rispondi a questa domanda, di cosa ti occupi? Qual è il tuo business? E gli potrei dare queste tre opzioni. In questo modo cosa faccio? Adesso poi lo andiamo a vedere anche concretamente, ma intanto ve lo illustro. Cosa faccio? In base a quella risposta, grazie all'elemento survey di ClickFunnels, che scopriremo tra poco come funziona, possiamo fare in modo che le persone vengano inviate a tre opt-in diverse, tre cloni della medesima opt-in. Dal lato utente non cambia niente, dal lato nostro però possiamo di conseguenza inserire le persone in tre diverse liste e di conseguenza mandare un follow-up email differenziato. Quindi ai marketer parleremo come, nel modo che interessa ai marketer, che è molto diverso da quello che interessa ai professionisti e così via. Vedo che intanto qualcuno qua mi sta scrivendo. Scusate ragazzi che io da questo strumento che usiamo non vedo i nomi, quindi devo un attimo andarmeli a vedere dal di qua. Vediamo un po' chi c'è. La Laura, ciao Laura. Poi vedo che abbiamo anche Federica, grande Federica, come stai? Poi abbiamo Barbara, Elvira, Simone Principi, Trovato, Leslia. Benissimo ragazzi, benissimo, stiamo aumentando. Grande, vedo che mi state scrivendo, siamo tutti sul pezzo, alla grande. Andando avanti, dicevamo quindi, il survey funnel, ciao Cristina, anche a te, il survey funnel, quindi, serve a questo, serve a fare in modo da poter fare una domanda prima, che mettiamo prima dell'opt-in, così dividiamo il nostro pubblico, lo mandiamo su opt-in diverse, e a quel punto lo possiamo portare eventualmente su pagine diverse, e sicuramente possiamo metterlo dentro liste di comunicazione diverse. Magari se abbiamo, per esempio, dei contenuti particolarmente validi. Sappiamo che però alcuni sono per i marketer, alcuni sono per gli imprenditori. Nel follow-up di email che mandiamo ai marketer, gli mostreremo certi contenuti per fargli capire innanzitutto il valore che possiamo dargli agli imprenditori, gliene daremo altri. In questo modo, ognuna delle due categorie avrà la percezione che noi siamo veramente validi, siamo in grado di aiutarli nel loro specifico settore. Mentre se avessimo messo tutti assieme in un unico calderone avremmo per forza di cose dovuto fare una comunicazione generalizzata e di conseguenza meno coinvolgente. Mentre la segmentazione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo nell'ambito del marketing per tenere le persone con noi. Il funnel è sempre una relazione. Più siamo in grado di far sentire le persone a proprio agio in quella relazione, più siamo in grado di dimostrargli che quella relazione è anche a loro vantaggio, meglio è. Più è probabile che staranno con noi, più è probabile che ci ascolteranno, più è probabile che decideranno di comprare da noi anche. Bene, entriamo ora nel vivo. Vi andrò a condividere ClickFunnels, vi faccio vedere il funnel da cui molti di voi sono passati per entrare qui dentro anche, vi spiego come funziona e poi vi spiego l'elemento survey di ClickFunnels. Andiamo in condivisione di schermo e passiamo alla visualizzazione. Allora, eccoci qua. Qui abbiamo il nostro ClickFunnels, questo è il cosiddetto Community Funnel, vedete è un funnelino leggerino con un po' di step, ma cosa ci interessa? Non tanto quanti step ha, ma capire come funziona. Per esempio, andiamo in un contenuto, per esempio questo qua.
È un opt-in, questa è una banalissima opt-in. Pensate, immaginate che sia l'opt-in del vostro funnel. Abbiamo una headline dove facciamo capire qual è il problema, facciamo capire i benefici, spieghiamo qual è il contenuto a cui si può accedere, quindi il video che sta dentro la community. Ma per accedere come si fa? Noi non diamo subito un pulsante per accedere, ma facciamo una domanda. Se lo vedessimo da mobile, tra l'altro vediamo che c'è proprio anche un pulsante che fa questo e ci porta a questa sezione della pagina. In questa pagina cosa facciamo? Facciamo alcune domande. In questo caso noi ne facciamo tre, a voi ne può bastare una. Quindi rispondi alla domanda per accedere gratis ai contenuti. In quale categoria ti riconosci? E qui una persona può scegliere tra queste categorie. Mettiamo che io sia un imprenditore professionista. Seconda domanda, quale area di marketing vorresti migliorare per il tuo business? Vorrei migliorare tutto, vorrei migliorare la conversione, vorrei migliorare il traffico. Mettiamo che io voglia migliorare il traffico. A questo punto chiediamo quali sono gli obiettivi di fatturato per il 2020. Ci sono varie categorie, così via. A questo punto, solo dopo che ho risposto a tutte le domande, ribadisco, può essere anche una sola domanda, veniamo mandati a una pagina di opt-in. A questo punto io inserisco i miei dati e clicco su accedi gratis. A questo punto io vengo ovviamente inserito, vabbè questo step a voi non interessa, interessa a noi perché siamo a San Marino, comunque vengo inserito nella sequenza email e vengo mandato su una pagina. Eccola qui. Adesso sta a qualche problema di caricamento, ok? Vabbè, c'è un'offerta speciale che è scaduta perché c'è un timer che è reale, quindi per me è già scaduta, però comunque vengo mandato a una pagina. Ora, qual è la logica di tutto questo? La logica è che io, in base alla risposta di una di queste domande, cioè a cosa le persone sono più interessate, che può essere il traffico, può essere la conversione, oppure può essere acquisire le basi del funnel marketing, ho scelto di mandare le persone a una differente opt-in, l'opt-in in cui ho inserito i dati. Quindi quella pagina non era sequenziale, non era immediatamente dopo la mia pagina dove facevo la domanda, ma avevo potenzialmente tre opzioni differenti. In base a quelle tre opzioni, in base alla risposta, io buttavo su una differente pagina di opt-in. In questo modo ero in grado di definire chi era più interessato al traffico, chi era più interessato alla conversione o chi era all'inizio. A queste persone comunicavo in una maniera differente. Li inserivo in delle sequenze email differenti e soprattutto gli mostravo una pagina seguente differente. Perché se uno era più interessato al traffico, gli avrei mostrato, per esempio in questo caso, il webinar di ieri in arrivo, il prossimo che faremo a fine mese, che parla di traffico. Nel caso di conversione gli avrei mostrato un'altra pagina e nel caso di fare la base gli avrei mostrato un'altra pagina ancora. Questo perché è utile? Perché innanzitutto do subito a loro qualcosa che può essergli utile e poi dopo mantengo una comunicazione segmentata. Ma vediamo come funziona questo elemento survey. Andiamo nell'edit della nostra pagina di ClickFunnels e andiamo un po' a esplorarlo. Allora, eccoci qua. L'elemento, questo qua, il survey. Dove lo troviamo innanzitutto? Vi faccio vedere. Quando andiamo a inserire un nuovo elemento su ClickFunnels, siamo in una qualunque pagina, abbiamo a un certo punto, dov'è? Qua un po' più in alto. Adesso lo troviamo. Non trovo mai le cose in ClickFunnels, sebbene lo usi tutti i giorni. Eccolo qua, survey. Questo elemento qua, basta cliccare e ecco che ClickFunnels ce ne mette uno vuoto. Proviamo a guardare quello vuoto come funziona, così partiamo proprio da zero. Innanzitutto, quando clicchiamo sopra, possiamo fare edit. Qui abbiamo alcuni diversi elementi, ma comunque nella parte advanced possiamo impostare le parti di testo, dimensioni e quant'altro, ma comunque a noi in realtà basta un elemento, basta lavorare sulla parte edit survey option qui. Qui cosa abbiamo? Abbiamo le domande. Qui c'è una domanda preimpostata, cliccandoci sopra possiamo chiamarla, per esempio, qual è il tuo animale domestico preferito? Mettiamo che siamo un'azienda che vende cibo per animali. Dobbiamo sapere che abbiamo davanti. Quindi, qual è il tuo animale domestico preferito? Cane oppure gatto? Oppure qui possiamo aggiungere quante risposte vogliamo, ovviamente non inseriremo 1000, cerchiamo sempre di essere abbastanza limitati come numero di opzioni, in modo che sia più fluido per le persone fruire della nostra questionario, che non si spaventino, perché se si spaventano poi se ne vanno. Cane, gatto, pesce rosso,
Poi mettiamo tarantola, così, perché ci sono anche queste categorie di persone. Ora cosa accade? Queste sono le possibili risposte a questa domanda che abbiamo scelto. Qui cosa andiamo a fare? Andiamo a scegliere cosa accade dopo questa, dopo che le persone rispondono. Quindi possiamo decidere che finisca il questionario o che si passi alla domanda seguente, se ne abbiamo un'altra. In questo caso, se andiamo qua in alto su Questions, vediamo che abbiamo questa domanda, possiamo potenzialmente con Add Question aggiungerne altre. Quindi possiamo creare un'altra domanda a risposta multipla con altre opzioni. In questo caso però diciamo che ci può bastare usare una sola, eliminiamola perché usiamo una sola domanda, tanto comunque è quello che ci basta. E meno domande facciamo, più è probabile che l'utente rimanga con noi. Quindi, qual è il tuo animale domestico preferito? A questo punto noi vogliamo che per qualunque risposta finisca la survey. Eccola qua. A questo punto dobbiamo definire gli outcomes, cioè cosa accade in base alle risposte. Quindi qua in alto abbiamo outcomes. Abbiamo questa default outcome action, che è sempre lì, non possiamo eliminarla, la mette di base ClickFunnels, ma a noi interessa poco. Clicando su Add Outcome, andiamo a impostare diverse cose che succedono in base alla risposta che ci viene data. Quindi questa la definiamo outcome cane e definiamo cosa succede. Se una persona clicca su cane, quindi seleziona cane, vogliamo che ci sia una fase di caricamento e poi un redirect. Un redirect dove? Un redirect, per esempio, a un opt-in dove compare le persone. Grande, sei un amico, anche tu sei un amico dei cani, anche tu ami i cani. Clicca qui per scoprire il video gratuito che abbiamo fatto su come fare il training essenziale per il tuo cane, come farlo rotolare per terra con un solo comando. E a quel punto acquisiremo il contatto. Quindi questa è l'opzione cane, ovviamente qui dovremo mettere il link alla nostra opt-in, saranno cloni della stessa opt-in che andremo a modificare di volta in volta. Qui possiamo modificare anche i testi che compaiono. Poi possiamo aggiungere un nuovo outcome. Quindi qua, una volta che l'abbiamo impostata, non dobbiamo cliccare salva da nessuna parte. Basta che andiamo su Outcomes. Vediamo che l'outcome cane è qui. Poi abbiamo visto che, tra l'altro, qui cane è quello che accade quando le persone. Ecco, non l'abbiamo inserito, dobbiamo impostare ovviamente la condizione. Quindi, in base alla domanda qual è il tuo animale domestico, la risposta è cane, vedi anche queste sono le domande e le risposte che abbiamo creato prima, si attiva questo outcome. Poi creeremo un'altra outcome, che sarà gatto. Impostiamo che questo outcome venga attivato quando le persone rispondono gatto alla mia domanda, e qui lo manderemo magari a un'altra opt-in. L'opt-in che dirà, grande, anche tu amico dei felini? Scopri come insegnare al tuo gatto come smettere di farsi le unghie sul divano in quattro mosse. A quel punto acquisiremo il contatto e lo inseriremo in un'altra lista, perché sono pagine diverse quelle a cui rimandiamo. E quindi a quelle persone comunicheremo parlando di gatti, mentre i primi comunicheremo parlando di cani. Quindi le offerte sul nostro cibo per animali, per i primi, per quelli che hanno risposto cane, saranno sul cibo per cani, per quelli che hanno risposto gatto, sul cibo per gatti, ovviamente. Poi ovviamente andiamo a inserire anche le altre opzioni, adesso non le sto a inserire tutte. Fatto questo, cosa avremo? Avremo qui, vedete, eccolo qua, abbiamo la prima domanda, la domanda dove compare qual è il tuo animale domestico preferito, cane, gatto, pesce, rosso, tarantola. In base alle risposte, le persone verranno mandate su pagine diverse, esattamente come, qui adesso vado a eliminare questa cosa test, vediamo quella reale che abbiamo già creato. Noi cosa abbiamo impostato in questo survey? Abbiamo impostato che ci siano più domande, innanzitutto, le domande che abbiamo visto prima, la categoria in cui una persona si riconosce con le sue risposte, poi l'area di marketing in cui vorresti migliorare il tuo business, tutto conversione oppure traffico, oppure gli obiettivi 2020. Gli outcomes sono basati su una sola risposta. Quindi le persone che hanno risposto mi interessa migliorare nel traffico, le persone che hanno risposto mi interessa migliorare nella conversione. Le persone che hanno risposto, mi interessa migliorare un po' in tutto, imparare le basi. In base a questo, noi cosa abbiamo fatto? Portiamo la persona, vedete, a una differente pagina di opt-in. In questo modo siamo in grado di prendere le persone che rispondono a una cosa, portarle su una pagina diversa, fargli fare un opt-in in una lista diversa e di conseguenza comunicare in maniera diversa. Per
Perciò siamo in grado veramente di far sentire le persone coinvolte, far capire che sono nel posto giusto, che noi possiamo aiutarli perché abbiamo la risposta per loro. E questo, ragazzi, è fondamentale. Ora, interrompo la condivisione e torno alla visualizzazione principale. Cosa abbiamo visto di conseguenza? Abbiamo visto come utilizzare questo elemento che è veramente potente se usato bene, perché le domande, ragazzi, sono potentissime, come usarlo e come fare sì che in base alle risposte riusciamo a mantenere, rafforzare e coinvolgere, cioè mantenere e rafforzare la comunicazione, la relazione con i nostri utenti e a coinvolgerli, mantenendoli ingaggiati nel rapporto che abbiamo con loro e facendo sì che prestino, soprattutto in fase iniziale, quando ancora non ci conoscono, prestino grande attenzione a quello che abbiamo da dirgli, perché siamo in grado di fargli capire che parliamo proprio a loro. E di conseguenza, nei momenti seguenti, potremo mostrargli appunto magari offerte su misura e quant'altro, perché a diverse categorie di persone interessano cose diverse. E se siamo in grado di offrire il prodotto giusto alle persone giuste, beh, abbiamo fatto bingo, sostanzialmente. Detto questo, ragazzi, intanto vedo che qua continuiamo a esserci. Ditemi se ci sono domande. Intanto vediamo che nel frattempo sono arrivate anche Deborah, eccetera, ok. E ditemi se ci sono delle domande, aspetto un minuto, poi se non c'è niente, io spero seriamente di avervi dato valore mostrandovi questo tipo. Questo... Allora, vediamo un po' chi è arrivato. Scusa il ritardo, ho appena finito con dei clienti ed eccomi qua, perfetto. Adesso, come sempre, io non vedo i nomi dal lì, quindi li guardo. Scusatemi se guardo il telefono, ma è per vedere chi siete quando mi scrivete. Vediamo, vediamo. Ah, Maurizia, grande. Allora, comunque ragazzi, come sempre questo video lo trovate, lo troverete fra pochi minuti dentro il gruppo Funnel Marketing Formula nel feed, ve lo potete riguardare. Vi consiglio di riguardarlo perché in questo quarto d'ora abbiamo guardato veramente una cosa estremamente utile che ci può permettere di ottenere risultati molto più elevati nel nostro business. Pensate che noi adesso a Funnel Company in tutte le opt-in facciamo queste domande. Non esiste un opt-in dove chiediamo direttamente l'email, il nome, eccetera. Passiamo sempre dalla richiesta delle informazioni. Per cosa? Perché fa bene a voi, fa bene a noi e fa sì che tutta la nostra relazione sia più fruttuosa e più efficace. Detto questo, come sempre vi ricordo che se volete un aiuto migliore, oggi abbiamo visto un video tecnico, per esempio, se volete approfondire gli aspetti tecnici e non solo, qui sopra, nella descrizione del post, trovate il link al nostro Funnel Marketing Club, dove potete trovare tantissime lezioni verticali, anche dei workshop di diverse ore sugli argomenti di traffico, di conversione, di mindset e tutto il resto, ma veramente ci sono cose tecniche veramente interessanti e potete provarlo gratis per 2 settimane, il link è qui sopra. E l'altro link che trovate sempre qui sopra nella descrizione del post è il link per richiedere una consulenza gratuita, perché se volete capire come applicare le migliori strategie di funnel marketing al vostro business, beh, una telefonata, compilate quel form, vi chiama il nostro consulente e con lui parlate direttamente di come poter fare tutto ciò. Allora, vediamo, grazie, lo riguarderò sicuramente, mi scrivo, ottimo. Poi vediamo, visto che mi piace chiamarvi per nome, ragazzi, continuo a guardare qui. E Cristina, quindi si può fare offerte diverse in base all'utente? Certo, Cristina, perché dato che io ho segmentato e ho scelto un opt-in diversa su cui mandare l'utente in base alla domanda, posso subito dopo l'opt-in fargli vedere, volendo, una pagina diversa. Quindi potrei già fargli un'offerta, prima ancora di portarlo alla pagina dove accederà alla community o a qualunque cosa che con cui l'abbiamo attirato come free content. E soprattutto, essendo opt-in diverse, quelle in cui mandiamo le persone, facciamo sì che possiamo comunicare in maniera diversa, perché li mettiamo in liste diverse. Per esempio, se rispondono cani, li mandiamo alla pagina opt-in cani, e li mettiamo nella lista cani. Di conseguenza a loro parleremo, uso l'esempio di prima, a loro faremo solo offerte che parlano di cibo per cani, perché loro sono interessati ai cani, non ai pesci rossi. Se invece hanno risposto tarantola, ne stiamo lontani perché sono persone strane. Allora, altra domanda, vediamo un po' di chi è la domanda, guardo sempre qua sotto. Allora, Simone, ma la segmentazione iniziale non deve avvenire tramite la campagna DV, che sia Google o Facebook? Allora, sì, lo fai anche tramite la campagna. Però se dici, entra nella community degli amici degli animali, beh, per forza di cose, qui avremo persone tanto diverse.
Quindi non è che potremo fare le stesse offerte a tutti. Adesso uso questo esempio perché è molto calzante. Non potremo fare la stessa offerta a tutti perché non ha senso che a quelli che hanno l'acquario gli proponiamo il cibo per ippopotami. Perciò in questo modo cosa facciamo? Sebbene gli proponiamo di entrare nella community degli amici degli animali, quindi di stare in un posto dove potranno ottenere informazioni anche per il loro animale, però a noi interessa capire che tipo di animale hanno loro per potergli fare offerte. Di conseguenza, portandoli su questa pagina con l'elemento survey, io sono in grado di segmentare qui le persone e di conseguenza acquisire il loro contatto, metterli in una lista differente e comunicare in maniera differente alle persone, anche con le offerte, e quindi di conseguenza aumentare le probabilità che loro acquistino, perché mettiamo davanti a loro solo le offerte che veramente gli interessano. Spero di averti risposto. Allora, vediamo qua, fioccano le domande adesso, vedo. Wow, allora, intanto grazie, ok, mi associo alla domanda di Simone, perfetto, vi ho risposto. Poi abbiamo un'ultima domanda ancora. Quindi parliamo di un pubblico già definito all'interno del social. Sì, sì, ovviamente, ragazzi, la parte di traffico è sempre fondamentale, ma arriva prima. E in base al traffico poi abbiamo portato le persone qui e in certi casi, non per forza in tutti, però in certi casi è importante per noi segmentare. E lo facciamo come? Lo facciamo tramite l'elemento survey nella pagina di opt-in. Anzi, nella pagina in cui atterno, che poi porta a diverse pagine di opt-in. Benissimo, ragazzi. Prego, prego. Spero sia stato utile. Per qualunque cosa, questo video lo trovate sempre nel gruppo Funnel Marketing Formula e qui sopra trovate il link alla prova gratuita del Funnel Marketing Club e il link per fare una richiesta di consulenza personalizzata, gratuita ovviamente, con i nostri consulenti. Con questo è quanto, vi auguro buon appetito, vado a mangiare anch'io e buon weekend in arrivo. Ciao ragazzi!